Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero: «Giovanni Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Troviamo in questo brano che abbiamo appena ascoltato Gesù per strada. Non si trova nel Tempio, non si trova in un luogo di culto, ma per strada. È bello pensare come Gesù sia capace di trasformare ogni luogo, soprattutto dove si cammina, dove ci si guarda, dove si dialoga, dove si incontrano le persone, per strada. Trasformare questi luoghi come luoghi importanti dove si può veramente scoprire Gesù e l'invito a seguirlo in un certo modo. Arriva il momento nel quale Gesù, penso, faccio una verifica. Cosa dice la gente di me? Cosa dite voi di me? Chi sono io per la gente? Chi sono io per voi? Potremmo dire queste domande. Cosa avete capito della novità di Dio nella mia vita, nella mia persona, con la mia vita, con la mia presenza qui su questa terra in mezzo a voi? Cosa avete capito di questa novità? Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. A quanto pare sembra che non chieda delle risposte scontate. Quello che c'è scritto nei libri, quello che magari troviamo scritto anche nei catechismi, le belle frasi. Non chiede questa novità di Dio attraverso dei riti, delle devozioni, delle celebrazioni. Se siamo stati capaci di mettere in pratica tutte le norme, tutti i precetti. La novità di Dio è solo quando si riesce ad avere un incontro e un'accoglienza personale di Lui. La novità di Dio è scoprire Dio che si dona e dona il suo amore. E si manifesta in questo cammino che Gesù prospetta, che è quello della croce. Pietro, a nome di tutti, non è d'accordo, lo rimprovera. Non va bene quello che stai dicendo, Gesù. E Gesù dice: «No, stai dietro a me, sta al tuo posto, smettila di cercare, di ricercare, di seguire il vecchio. E se vuoi, perché la risposta deve essere sempre data nella libertà, rinnega te stesso. Non puoi seguirmi se non cambi le tue certezze, se tu continui a soddisfare, a cercare anche dal punto di vista religioso i tuoi falsi desideri, se vuoi ricercare potere, prestigio. Lasciati andare, accogli questa novità, avventurati, segui l'ignoto. E per poter fare questo prendi la croce, che non è tanto il mal di schiena o altri dolori che sentiamo nel nostro corpo, ma incomincia a far diventare la tua vita un dono d'amore, e allora potrai seguirmi».